Madrid. Mi piace ragazzi, ed inoltre commentate con la prossima città ad andare a mangiare un cibo tipico. Wow ragazzi, sono Harry Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati con una nuova comparazione, perché oggi ragazzi andrò a comparare tutte le patatine dei Paesi Bassi e in più andrò appunto sul ristorante o comunque fast food che le fa meglio in tutto il mondo. Quindi ragazzi mi raccomando, 15.000 mi piace e provo il cibo tipico di una prossima città. Quindi ragazzi nei commenti soprattutto fatemi sapere quale altre città fare. Detto questo ragazzi direi di andare dentro con gli assaggi. Ok ragazzi, eccoci qui con il primo assaggio. Siamo al KFC. E raga, ho preso due patatine medie. Ok, qui con me oggi c'è Fuse Gamer. Raga, possiamo andare. Ovviamente ragazzi, se assaggiate queste, prendete la responsabilità di assaggiare anche tutte le altre. Beh, vabbè, un assaggio piccolino a tutti. Lo faremo. Vai, possiamo iniziare raga? Sì. Vai. Allora, prendo quella che mi ispira di più. Vai. Cioè questa qui che sembra bella tozza, bella piena di patata. Comunque troviamo un accordo, dobbiamo assaggiare tutte senza ketchup. Sì, no, sì. Senza salse. Naturale, esatto, okay. Come piace a me alla fine. Allora, intanto stabiliamo come valutare la patatina. Infatti. Allora, secondo me ci deve essere il contenuto dentro della patata. Esatto, la cottura ovviamente. La cottura, il sale, lo dobbiamo contare? O il colore, sale? Sale, colore. Ok, facciamo. Comunque decidono loro, non ti chiedono quanto sale dentro. No, questo ci facciamo, allora, sale, consistenza e cottura. Questa era discreta, però. Discreta. Però mi sa che ne serve un'altra. Cavolo, che bestia. Questa è bella dorata. Sembra proprio come quella che quando disegnano la patatina, è così. Esatto, è così. È bella tozza. Ok. Direi basta per me e a me. Com'è Andre? Allora, buone, veramente buone. Però essendo la prima non si può comparare per ora. Esatto. Però comunque la prima è buona, meno male, se cominciamo bene. Questa è la cottura, guarda qua, non so se questo fa. Lì forse si troppo così. Tipo così, quasi perfetta, così ci un sta. Po' chiara. Sì, forse è un po' troppo chiara perché qua è piena di polpa. Ok, bianchina. Questa è solo la cottura, ok, però alla fine mi piace. Però le mie preferite, ragazzi, sapete quali sono? Mac. In generale, esatto. Quali sarebbero le vostre? La forma, dico. Ah, a me quella là con la puntita. Queste qua, ragazzi. Sì, bravo, queste qua. Così piccoline, ragazzi. Più croccanti, sì. A me piacciono più croccanti. Io invece preferisco queste qua, squadrate. Con la e quindi hanno più polpa, esatto. Guarda questa che bestia, questa è tua. Omar, guarda qua. Ciao, Omar. Madonna, questa è mia. E poi sono quelle che ai lati sono croccanti, ma in mezzo, essendo piena e morbida. Tutta molla. Oh, Harry, tua preferita. Ok, vabbè, dai, alla fine ho detto ero l'ultima per me, sì, dai. Quindi alla fine diremo una valutazione su tutte quante. Però, sapendo che la Amsterdam c'è il locale che le fa più buone, diamo una base. Con queste diamo una base adesso, da un modo da 1 a 10. Da queste? E così dai la base. Per me questa è un 7. Ho un 6 e mezzo 7. No, questo. Da me 6 al 7. Per me 6 anche me. 6-7. Ok, un po' più di ok, diciamo. Vabbè, la media più o meno 6 e mezzo, no? Sì, ok. Esatto. Vabbè raga, ci becchiamo con patatine al prossimo fast food. Ok ragazzi, eccoci qui, nuovo fast food. Siamo raga al McDonald's, wow. E andremo ora a provare appunto le patatine. Ho preso una porzione media. Andiamo subito a testare com'è la patata del McDonald's. Già dal colore è un buon colore, quindi il parametro di cottura è buono. Invece ragazzi, come sale, secondo me quelle del McDonald's sono le più salate. O no Tati, prova a assaggiare. Sono le più salate. Io preferisco quelle del burger. Che poi ragazzi forse ci andremo. E invece come parametro di consistenza, questa del Mac si sanno che le fanno finissime. Quindi ragazzi provatele anche voi adesso. Andiamo? Grazie Anto. È molto più salato rispetto all'altro. Per ora sta vincendo il KFC oppure il Mac? Allora, forse quello del KFC sul meglio, no? Ah, se fammene mangiare altre due. Non lo so. Lo sai qual è? Cioè, tipo queste qua appena fatte mi piacciono, però già dopo 2 minuti e diventano umide, tipo subito si raffreddano. Invece quelle sono più resistenti. Però a me troppo grandi di sodo non è che mi facciano impazzire, quindi non lo so. Forse dico meglio quello che il KFC. Vai home. Ok raga, vediamo un po'. Allora, sono molto morbido. È molto unte, guarda qua. Guarda il dito donto. Vabbè, allora, quelle del Mac a me sono sempre piaciute. Sono fini, però sono piene, cioè sono molto consistenti di patata, che è importante per me. E quindi, very good. Sale, credo siano le più salate. E a volte se becchi la salatura sbagliata, perché comunque le friggono e poi le salano, è un casino se sono troppo salate. Per la cottura, anche lì, va a mano. Cioè, nel senso che puoi beccare quella buona, quella no. Questa mi sembra che forse gli mancava un minuto di cottura. Comunque nel fritto, cioè nell'olio, è tanto, vero Tati? Sì, perché
se no non si torna, rimangono chiare. Sono gialle. Dai, ma poi sono troppo unte, io l'ho già assaggiati, sono troppo unte, guarda qua. È bianca perché è troppo unta, la lasciate troppo nell'olio. E poi rimangono molli. Che sono più croccanti e più spesse. A me piacciono più spesse e più grandi. Quindi ragazzi, queste qua erano in considerazione un po' dei ragazzuoli che sono assieme a me. Detto questo, le finisco, raga. Anzi, no, in voto generale devo dare a queste. Allora, gli darò. Questo è un 5,5, raga. Quasi sufficiente. Però quelle per ora, quelle che stanno vincendo sono quelle del KFC. Ok ragazzi, siamo al Burger King, 9 patate. No, cioè, inquadrati almeno. Aspetta, sondaggio. Di chi era la mano? Comunque, già dall'aspetto queste qua mi sembrano più dorate, no mister? Sì, sembrano quasi finte per quanto sono. Esatto. Guarda, cioè, è un disegno e basta. Anto, adesso già date una. No, ancora no. Vai. Comunque già da vederle così sono più consistenti, cioè, di quella del Mac, no? Sono più grosse. Più doppia. Esatto. Il colore è diverso. Invece ragazzi, il sale, secondo me, queste sono meno, però un po' meno quelle del Mac. Tu dici? Non lo so, forse perché sono più doppia. Probabile. Comunque sta vincendo con la KFC, secondo me. Sì, anche secondo me. Però queste sono meglio del Mac. Sì, sì. KFC, Burger, Mac. Questa è la classifica, ragazzi. Per ora. Assaggiamo noi, Omar. Per forza, Andrea, che siamo qui a fare questo video, no? È vero, comunque, sulla cosa che sono più dorato. Allora, andiamo a mangiare un'altra, che magari quello era un caso. Quindi ne mangiamo più di una per capire che non è un caso, ma sono proprio così. Allora. Allora dove? Cos'è questo? Olio 1944. Secondo me, molto meno salate rispetto al Mac. Non lo so, forse tale quale a quello del Mac a livello di sale. A me sembra di meno. A livello di contenuto, mi sembra che ci sia meno patata. E quindi rispetto a quelle del KFC, che ce n'era molta di più, era molto più piene. Queste mi piacciono meno. Per quanto riguarda la cottura, secondo me lì dipende un po' dal caso sempre. Cioè fanno fatta delle... bene questa. Questa è fatta bene. No, tutte sono fatte bene in teoria. Sì, sì, no, però una dico, sola su. Magari fanno delle cotture un po' più salate, un po' più cotte, alcune un po' più meno, visto che le fanno a mano e le tirano su. Comunque, vabbè, per me per ora la migliore KFC. Confermo. Ragazzi, questo è. Siamo al terzo ristorante, comunque fast food, che fanno patatine. Adesso pure domani andiamo a cercare magari quello che le fa meglio. Perché fino adesso le KFC erano buone, sì. Questo è più o meno così. Però per il livello che sappiamo, le patatine o delle patate di qua, ci aspettiamo, esatto, un po' superiore. Queste qua sono, esatto, queste qua sono catene, esatto, sì. Magari quella là più buona, la farà più particolare. E quindi? Quindi dice, ragazzi, ci becchiamo nella prossima clip. Eccoci qui, siamo da Feibo, che praticamente è una nota catena di fast food qui, che c'è solo in Olanda. Perciò andiamo a assaggiare anche le patatine di questo punto fast food e ci becchiamo tra pochissimo con l'assaggio. Ok raga, eccoci qui, le ho prese, me le ha andate così praticamente su, cioè vedete che è già differente da tutti gli altri fast food, praticamente su una scatoletta aperta qui sopra. Quindi le salse, raga, io le odio, e andiamo dentro con la patatina. Subito così l'impatto, dico che sono più croccanti queste qua rispetto a quelle dei fast food Burger King, comunque quelli che abbiamo provato fino adesso. Allora andiamo subito con le tre valutazioni. Come consistenza direi che si avvicina molto a quelle del Burger King, quindi abbastanza consistenti. Sale sono strasalate queste qui, ci hanno buttato un bel po' di sale, forse perché rispetto alle altre catene le cucinano da sole queste qua. Praticamente mi ci arriva solo a me questa confezione di patatine, la fate solo per me, quindi magari per questo gli è caduto un po' di sale in più. Però su questo devo dire, ragazzi, che sono abbastanza salate. Come cottura le vedo bene, raga, guardate qui, sono belle gialle. Forse questa qui è un po' marcia, però dai, non ci possiamo lamentare. André, ecco, te, visto che sei un giudice di questa sfida. Sì, ne provo due o tre, va. Vai, vai, vai. Qua sono? Del di Feibo. A dire la verità, queste che sto mangiando forse sono le più buone che ho mangiato fino ad ora. Sì? Sì. Perché praticamente, cioè, Feibo, come ho detto prima, è solo olandese. Quindi sicuramente saranno specializzati anche appunto a fare patatine fritte. Queste vanno a primo posto, vedi? Primo posto? Per tutto, sì. E tanto di che patatine sono queste? Sono i Feibo, da te. Dai, devo assaggiare anche io, non finirle, oh. Ok, l'ultimo. Dai, valutazione però. Ah, ok, allora è un'altra. Fai un'altra. Sono buone. Però c'è un retrogusto strano, non so qual è. Di ketchup forse. L'ho sentito anche io. Ho sentito retrogusto, però vabbè, sono belle croccanti, belle cotte. E non sono tanto oleose. Esatto, consistenti. Sembrano quelle un po' quelle del burger con le consistenze. Cioè, un po' grosse. Però quelle del burger ancora sono un pelino sopra per me. Ah, quindi stai vincendo ancora Burger King. Per me sì. Va bene. Om, è il tuo turno. Questa è proprio spezzata. Mi fa vedere quello che c'è dentro. Come ho detto, per me il contenuto è molto importante. È molto importante perché la patatina deve essere piena di patata. Questa qui è quella tua. Ovvero quella squadrettata. Esatto. Consistenza, voto 8. La patatina è piena, quindi è perfetto, come piace a me. Sale, Belice Harry, sono più salate delle altre. Anche secondo me, ed è proprio perché comunque non ne preparano migliaia come fanno il McDonald's, esatto, e gli altri, esatto. Ma quando serve te la friggono e te la danno direttamente a te. Cottura mi piace, nel senso che è dorata, non è né bianca, quindi né chiara, né comunque
vabbè, le avete viste anche prima, appunto, è bella dorata e quindi mi piace. Comunque lo senti questo retro gusto te? Di paprika, non so cosa sia. Forse può paprika. Essere tipo le wacos. Forse quelle nere. Sì. Non è ketchup. Comunque molto molto buone. Per quanto riguarda le migliori per me fino adesso sono quelle del KFC per ora. Le migliori? Secondo me sì. Quindi ragazzi, ora tocca a me la mia valutazione e vado a confermare l'idea di Fuse, nel senso che queste schizzano al primo posto in classifica perché secondo me sono strabuone. E niente raga, direi di beccarci con l'ultima clip con il numero uno al mondo delle patatine. Siamo qui da Manne Campings. Come avete già scelto ragazzi, voted number one Holland Fries. Quindi praticamente è il migliore a farle qui in Olanda. E di conseguenza ragazzi, pensando che comunque la patatina fritta è il cibo tipico qui in Olanda, di conseguenza sarà appunto anche il fast food dove le fanno meglio. Detto questo ragazzi, andiamo dentro con l'assaggio. Siamo qui con le patatine. Guardate qua ragazzi che cartonato mi hanno dato. Oddio. Cioè ho preso le patatine più grandi possibili. Detto questo ragazzi, io appunto la challenge era assaggiare senza salsa. Però questa qui ragazzi teoricamente ci andrebbe la salsa, perché le servono spesso così, quindi loro ci sono presi il ketchup e poi abbiamo preso anche la salsa di cheese, che sarà l'unica che assaggerò perché è l'unica che mi piace tra virgolette. Quindi raga, direi di iniziare subito con la prima. Ma sperri, faccio tutto, vabbè ormai è partito. Però una cosa subito all'impatto, non ha il gusto delle altre, nel senso forse quello che c'è dentro, non so come dire, sono fresche, però forse un po' troppo sale. Troppo sale, ragione tale. Io nel modo ma troppo sale. C'è qualcosa che mi ricorda, popcorn. Ma c'era anche l'olio, eh. Comunque ragazzi, consistenza, guardate qui, sono belle toste. Consistenza esagerata. Sono belle consistenti raga. Buone sono buone, eh. E se lo dice tanti raga, conta tanto. Come insalatura sono abbastanza salate, meno quelle del Mac e quelle di prima, però comunque sono salate. E invece come cottura, essendo così tante, probabilmente qualcuno l'hanno mancata come questa. Sì. Non è il massimo, però comunque a me piace lo stesso. Devo dare il mio giudizio finale e dico che non perché mi faccio influenzare, però queste sono buone raga. No, siamo là con quelle di Febo, però quelle di Febo le metto al secondo posto, però non di tanto dietro. La terza penso KFC, quarta metto Burger, l'ultimo Mac. Vai, rimangia le due, queste ultime. Vai, arriva. Così arriva, come se fosse un bicchiere. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere quale patatine preferivate voi di queste che avete visto. E di inoltre anche un'altra città dove andare a provare un cibo tipico appunto di quel posto. Quindi ragazzi, mi raccomando, 15.000 mi piace. Detto questo, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.